cercando la redazione del Paesci, finalmente è arrivato in conclusione. Dal 2013, la sottoscrizione del patto dei sindaci, Agrigento è rientrata in un programma che l'attività amministrativa si era dato per riuscire ad ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni nell'atmosfera del CO2. Da 7 anni quindi si è percorso questo obiettivo, fino alla nomina a giugno è stato nominato l'Energy Manager a giugno del 2020. Ci attendavamo che già il programma fosse stato redatto, in realtà abbiamo dovuto lavorare in prima persona, io in primis con la collaborazione dell'architetto Costara del settore dell'energia del comune di Agrigento. Entrambi abbiamo lavorato giorno e notte, in un mese siamo riusciti a fare quello che diciamo in passato non si era fatto, o neanche da parte di chi aveva il progetto commissionato. Paesci è fondamentale perché è un documento che dà innanzitutto al comune la possibilità di avere una strategia che sia sul pubblico che sul privato, una strategia legata a quelle che sono le opere di sostenibilità, quindi efficientamente energetico, riduzione delle emissioni di CO2, attività di strutturali relative all'efficientamento proprio dell'energia. Senza questo strumento i fondi che fino ad oggi anche il Comune aveva impegnato, noi abbiamo trovato nel nostro insediamento agenda urbana circa 3 milioni di fondi spendibili, nonostante sono stati realizzati i progetti, non potevano essere portati avanti come processo perché appunto mancava questo strumento. Da oggi possiamo attivare la macchina amministrativa per fare in modo che effettivamente tutti i progetti e l'energia possano essere portati avanti e quindi Agrigento ha la possibilità effettivamente di rientrare in una sfera europea dove ci siano le condizioni di vivibilità e agibilità che la città merita.